Frat Film Radio, sono Chiara Nicoletti in compagnia di Farzan Ospedek, regista Cristiana Capotondi, Edoardo Scarpetta, Filippo Sciccitano, Edoardo Purgatori, Sara Ilmaz, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Carla Signoris nel cast di Le Fate Ignoranti, la serie originale Disney Plus dal 13 aprile. Allora, 20 anni fa, come dicevi anche nelle note di regia, e oggi aprivi le porte di un mondo, un invito per citarti alla diversità, la novità. Invece, oggi hai parlato di avamposto, di un gruppo di resistenza. E, che funzione, quindi, anche se vogliamo costruttiva e di scoperta, può avere questa serie oggi? Ma sai, io non ho questi tipi di pensieri, nel senso che io racconto una cosa che piace a me, un mondo che piace a me, racconto dei personaggi che piacciono a me, quindi non penso mai che effetto farà, che non effetto non farà. Quello che io ho provato vedendo. Una volta finito tutto il montaggio, le 8 puntate, ho detto io voglio stare con loro, vorrei stare su quella terrazza. Questo contava molto per me e ho avuto anche la possibilità di poter raccontare, approfondire tanti personaggi e ho avuto anche, stranamente, uno potrebbe pensare, sai, la Disney esce in tutto il mondo, quindi c'è un'attenzione, ho avuto anche la libertà di raccontare. A proposito di, ecco, di cose di cui parla la serie, ho trovato che parlasse anche tanto di famiglia, di quelle di sangue e quelle che invece ti scegli. E Serra dice che non c'è differenza tra queste due perché c'è lo stesso amore e lo stesso odio. Che ne pensi e come avete lavorato Io a mostrare questo? assolutamente no, non devo mostrare niente, dimostrare niente, no, però io penso così, nel senso che non esiste la famiglia di sangue e la famiglia allargata, ci sono le famiglie, ci sono i rapporti, ci sono le amicizie, non c'è una regola. Delle famiglie, possono essere due sorelle che vanno d'accordissimo o due amiche che vanno d'accordissimo, o il contrario, quindi non si distingue quello, ma si distingue invece dei rapporti come sono amalgamati. Hai deciso di fare la serie sul film anche perché credi che sia un momento maturo dal punto di vista del linguaggio? Dalle prime due episodi ho sentito che, ecco, che forse una serie così da questo film un tempo non sarebbe potuta fare, invece adesso il linguaggio lo permette. Ma credo di sì, ma io non. Ma anche per il film dicevano così in quel periodo lì, che quando ho fatto il film, le persone dicevano: ma questo film non la vedrà nessuno con questo titolo, con questo argomento, invece è stato un grande successo. Ma qui però io la mia intenzione non è mai. Il mio pensiero non è mai quanto successo. Nella vita non devi mai. Pensare quanto, cioè, nella vita non è importante quanti uomini hai nella tua vita, ma quanta vita c'è in loro. Quindi il mio pensiero è sempre stato questo. Grazie Ferzan, bocca al Grazie a lupo. te, grazie, che il lupo viva! Come aveva detto già Ferzan quando presentò l'idea della serie, rispetto a 20 anni fa, questi due protagonisti sono leggermente meno distanti tra loro come mondi. Quindi mi chiedevo, semplicemente probabilmente conoscono il mondo dell'altro, teoricamente, però ognuno sta nel proprio, che ne pensate? E che tipo di scambio dunque possiamo aspettarci dall'incontro e dall'amicizia tra i due? Ma forse Antonia conosce il mondo di Ma in che Michele? senso sono distanti? Sono più No, distanti che ma nella certo, serie? meno, meno, Meno. meno No, in che rispetto a senso meno quando. distanti? No, nel film il mondo di Antonia era proprio nettamente separato dal mondo di Michele e viceversa. Anche perché c'era ancora questa distanza tra, vogliamo dire, Esatto. le classi sociali, i mondi di appartenenza. Invece oggi, secondo me, il mio personaggio nel 2022 conosce la realtà di Michele, perché sono passati 20 anni e anche il film di Ferzan ci ha aiutati a conoscere questa realtà, sebbene magari non l'avessimo vissuta, in prima persona. Michele conosce il mondo d'Antonia, probabilmente viene da una famiglia come quella d'Antonia, è nato in una famiglia così. Famiglia agiata, che probabilmente gli ha lasciato la casa. È probabile, quindi sì, quello che dice è vero, cioè sono due persone che sono forse meno Sì, sono più distanti. vicine. Ok, adesso ho capito, scusami. Sono più vicine rispetto al film, considerando che lì io facevo l'operaio. Nel film Stefano faceva l'operaio praticamente, Sì, che là lavorava ai mercati ora ai generali. mercati generali e tu facevi l'infermiera, quindi sì, probabilmente c'è un'estrazione se non simile.
Sì, no, erano persone, i miei pensieri. C'è un'estrazione, se non simile, più vicina rispetto al film, sì. Che tipo di scambio quindi possiamo aspettarci? Inizialmente uno scontro, perché non è nella differenza qui che si gioca il tema dello scontro, ma nel sentire che l'altro ti ha rubato qualcosa, ti ha portato via delle domeniche, dei compleanni, ti ha portato via dei momenti e ha costituito per l'amore della tua vita la felicità in un momento in cui forse tu non riuscivi più ad essere sufficientemente unica. C'è pure la sensazione che entrambi ci contendiamo un osso che però non c'è più. Cioè, capito, sia nel film, qua chiaramente è ben più forte, il fatto che Massimo era mio, no, Massimo era mio. No, io facevo questo, questo e questo con lui. No, Massimo, io facevo questo, questo e questo. Quindi ci contendiamo un osso e quindi sì, questa cosa ci porta a scannarci all'inizio e poi piano piano questa cosa va cambiando. Lasciandola così, vaga, cambiando. Non stiamo spoilerando. Sono stato bravo. In questo caso sì. Farzan oggi e anche nell'oteleggia diceva che se 20 anni fa si apriva il mondo delle fate ignoranti era un invito alla diversità e alla novità, adesso è una zattera indifesa, oggi parlava di avamposto. In che senso secondo voi e che funzione magari costruttiva, come era stato allora, può avere oggi questa serie, soprattutto su Disney? Io non lo so se sono proprio totalmente d'accordo con questa affermazione, perché nel senso che noi ricordiamo che 20 anni fa nel film appunto c'è questa scoperta da parte della protagonista Antonia rispetto a suo marito e quindi alla sua omosessualità, e quindi questa cosa scioccante per il suo punto di vista è raccontata in un certo modo, che però allo stesso tempo accade ovviamente anche nella serie, questa scoperta, e quindi il personaggio poi è quello e lo stupore anche è immutato. E io credo che tutto sommato rispetto a questo discorso sicuramente il mondo sarà anche cambiato, è cambiato tanto rispetto a 20 anni fa, ma un certo modo di pensare di determinate persone non è cambiato affatto. E se ci mettiamo quindi questo stupore di un certo tipo di classe sociale, io credo sia credibilissimo questo. Sì, poi allora io capisco forse quello che dice Ferzan, perché quando stavamo sul set a girare ci è venuto a trovare Zan, era appena successo lo scempio del DDL Zan, quindi diciamo che raccontare una storia di inclusione e diciamo che racconta un po' il mondo LGBT non come 20 anni fa, come se fosse una cosa tipica, ma come se fosse una cosa assolutamente normale oggi, e che sia Disney a farlo, sicuramente è un bel messaggio. È un messaggio importante. Prima si parlava del fatto che i principi e le principesse Disney non sono più magari canonici come al solito, ma possono essere anche omosessuali, e questa è una cosa che nel mondo Disney è bello come messaggio per le generazioni di oggi. Poi sicuramente non siamo gli unici a portare avanti un certo tipo di racconti, un certo tipo di storie. Per fortuna sta diventando sempre più normale, cioè non sta diventando non siamo delle mosche bianche, quindi da questo punto di vista sono felice di esserne parte. Mi sembra che questa serie parli anche molto di più di famiglie, quelle di sangue e quelle che invece ti sei scelto. Serra dice la famiglia c'entra sempre, stesso amore, stesso odio in tutte e due. Che ne pensate? E come avete lavorato ai modi in cui si vive la famiglia nella serie, si sperimenta? Sì, questo effettivamente è un tema della serie. E i personaggi si sono scelti appunto tra di loro, quindi sono diventati poi successivamente una famiglia, ed è la forza di tutti loro e di quello che è la rappresentazione di questa serie TV, come del film poi del resto. Sì, no, io sono d'accordo con Filippo, cioè loro si sono scelti come famiglia, e come tutte le famiglie poi ci sono sia momenti belli che brutti che si condividono e si affrontano insieme, e poi sai, come attori uno può recitare quanto vuoi, ma poi alla fine Ferzan
che sceglie gli elementi che poi vanno a comporre il canovaccio per raccontare questa storia, e quello che poi voi avete visto e che vedranno tutti sono, cioè, non è stato recitato, è vero, cioè ci siamo veramente divertiti a fare questa serie insieme, quindi non è artefatto, siamo una bella famiglia. Ragazzi, grazie, in bocca al lupo. Grazie a te, viva il lupo. Come ha detto Ferzan sia nelle note di regia che in conferenza stampa, qui i punti di vista della serie sono molteplici, tutti i personaggi partono insieme. Qual è dunque secondo voi il punto di partenza dei vostri personaggi? Quali sono le evoluzioni o anche le involuzioni che ci possiamo aspettare? Carla, vai. Vado. Il mio personaggio fortunatamente ha un arco di cambiamento e quindi parte come una donna rigida, bacchettona, vedova di un generale. Probabilmente è questo perché è così bacchettona e così rigida proprio perché viene da un mondo molto militare. Ma si intuisce che dentro potrebbe avere un quid fricchettone, e fortunatamente lo troverà col tempo. E Roberta come parte? Parte con Anna Maria, con l'amore, con la coppia, con... sì, parte così, ma poi ecco, ci saranno poi un po' di cambiamenti, un po' di domande, di non detti, di basta, mi devo fermare qui perché non posso dire altro, perché altrimenti poi racconto troppo. E Anna Maria parte bene, parte con una sensazione di leggerezza, di amore, del suo credere. Poi attraversa le sue ferite, si concedono di ritrovarsi, di continuare a cercarsi e continuare a credere in quell'amore lì. Quindi è un percorso che magari non ha un arco preciso, ma è una bella sfida se la pensate nella vita, insomma penso che sia molto rappresentativo sì. Di quello che una coppia deve fare per rimanere insieme. Invece Serra, nella serie finalmente conosceremo la sua storia che abbiamo sfiorato nel film, perché nella serie c'è solo Michele che conosce la sua storia e finalmente anche il pubblico conoscerà la sua grande ferita e qual era l'amore della sua vita. Mi sembra che questa serie parli anche tanto di famiglie, no? Quelle di sangue e quelle che invece ci siamo scelti. Serra all'inizio, forse nel primo episodio, dice che la famiglia c'entra sempre, stesso amore, stesso odio in tutte e due. Che ne pensate e come avete lavorato ai modi in cui si vive la famiglia nel film? Diciamo che io stimo che le relazioni in una famiglia scelta sono comunque meno complicate che in una famiglia di fatto, no? E quindi c'è sempre modo di affrontare con più grande serenità i problemi. E io ringrazio il regista Ferzan Ospedek ed il cast di Le Fate Ignoranti, la serie su Disney Plus, Cristiana Capotondi, Edoardo Scarpetta, Filippo Scichitano, Edoardo Purgatori, Sara Ilmaz, Ambra Angelini, Anna Ferzetti, Carla Signoris. Ed io sono Chiara Nicoletti per Fred, da Festival Insider.